siete mai chiesti cosa si muove attorno ad un pilota? Quante persone lavorano dietro una moto? Ma soprattutto, cosa ci faccio io da VR in un box in pista a Vallelunga? Bella a tutti ragazzi da VR, oggi siamo qui in pista a Vallelunga per scoprire una porta d'accesso al mondo della pista, ma non per correre, bensì per lavorarci. E sì, perché grazie all'opificio delle abilità abbiamo la possibilità di accedere ad un corso per formare dei meccanici da pista, e in questo corso andremo letteralmente a settare le moto e a curare anche l'aspetto col pilota. Ok, calma, stiamo andando un po' troppo di fretta. Riavvolgiamo un attimo il nastro. Piccolo salto temporale all'indietro di 48 ore, siamo all'opificio delle abilità in provincia di Salerno, precisamente a Battipaglia, ed è l'edificio dove troveremo tutti i macchinari e dove andremo a svolgere tutte le lezioni teoriche. Abbiamo l'area informatica dove andremo a vedere e studiare software come il software della telemetria, della diagnosi. Abbiamo l'area dove faremo semplicemente della teoria, mentre in questo momento siamo nell'area dove si fa tutta la pratica prima di andare poi in pista ad assistere veramente ai piloti. E qui siamo pieni di macchinari che ovviamente noi in una giornata non riusciremo a studiare, però facciamo comunque un primo contatto. Allora, prima di ritornare a Vallelunga in pista, perché noi siamo già avanti col tempo, siamo qua con Antonio, che è l'amministratore dell'opificio delle abilità. Ti chiedo giusto una cosina: una persona che esce dopo 6 mesi di formazione da qui, in cosa è abilitato, diciamo? Ok, sicuramente sarà in grado di assistere un pilota nelle giornate libere in pista. Ok. Di fare la manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria alla motocicletta. Chiaramente non parliamo di preparare un motore, di dargli i cavalli, certo, o che cosa. Sarà un meccanico, sarà a cambiare i freni, saprà leggere anche sommariamente una telemetria, risolvere le problematiche legate ai vari, alle sospensioni, al mono, alla forcella, cercando di assistere il pilota nel facilitargli il compito e i risultati quando è in pista nei suoi track days. Se tu stai in moto, vai a Vallelunga e la moto ti saltella, scoda, non riesci a tenerla, guarda che molto spesso può essere un problema di setting della motocicletta. Il meccanico che uscirà da qui sarà perfettamente in grado di risolvere queste problematiche. Ricordiamo pure che chi esce da qui poi può anche proseguire il percorso e quindi specializzarsi ulteriormente. Certo, pure sulla base delle proprie inclinazioni personali. Esatto. Uno dirà: ma non so, mi appassiona il mondo dell'elettronica, voglio diventare telemetrista. Noi organizzeremo sicuramente dei corsi con delle aziende importanti, leader del settore, per approfondire questi aspetti che sono di livello top. Certo. Di livello top, i ragazzi che conosco che hanno cominciato adesso stanno nel mondiale. Stanno seguendo team, piloti della Super Sport. Cioè, questo corso aprirà le porte per il mondo che amiamo. Sono stato sui campi di gara, io faccio fatica ad allontanarmi. Questo è il vero problema. Sì, sì. E anche se non corro, io ci voglio stare dentro. Se posso starci così, per me è... sono contento. Ecco, è bello, questa è credo la nostra passione. Ragazzi, però, posso dirlo, torniamo in pista. Bring the band in. Casino! Ci sentite? Veramente, se potessi scegliere di lavorare qui, sempre a contatto con le moto, con la pista, io farei il pilota, ma dato che non l'abbiamo... Il pilota è una cosa un po' più complicata da fare, diciamo. Immagina un'altra cosa, di dover fare il pilota, magari paghi, fai il meccanico, guadagni. Incredibile! Pazzesco! Sì, 5.000 euro sembrano tanti, però se effettivamente andiamo a realizzare l'opportunità che ci dà questo corso, quindi oltre all'insegnare un vero e proprio mestiere, avremo tutto incluso per quanto riguarda delle trasferte nei migliori circuiti e principali soprattutto d'Italia. Eh sì, perché col corso sicuramente va a visitare i circuiti più belli d'Italia, dove siamo oggi: Vallelunga, Mammugello, Misano, Maggione. Ma se poi sfondi e diventi uno di quei meccanici veramente bravi e professionali, perché no? Il mondiale.
Andrea sta vedendo come si mette una termocoperta, perché è un ignorante. Non è vero, nemmeno io l'ho mai messo. C'è anche il modo di mettere una termocoperta, non si smette mai di imparare, ed è proprio quello che stiamo facendo noi oggi. Vai Andrea, ce la puoi fare. In questo momento loro alle mie spalle stanno andando a capire un pochino la base per leggere la telemetria a computer. Altra cosa fondamentale che vi insegnano quando poi accedete al corso di formazione. Siamo di nuovo con Antonio. Anto, ma quanto è importante la telemetria oggi nel mondo delle corse? Tanto, Davide, pure troppo sinceramente, perché la telemetria ti dà dei dati oggettivi e toglie da mezzo le sensazioni, i dati soggettivi che una persona può dare in merito alle sensazioni che prova in pista. Ok? Quindi avere la telemetria al proprio servizio, diciamo così, ti dà la possibilità di capire realmente che cosa succede sulla moto. E una cosa fondamentale, ragazzi, è il rapporto pilota-meccanico, che è una cosa fortemente trattata in questo corso di formazione, perché ricordiamoci che è importantissimo che il pilota si senta a proprio agio e abbia fiducia in chi gli cura poi la moto e gliela setta. Siamo giunti al termine del video, io spero che in questi pochissimi minuti sia riuscito a racchiudere quello che poi effettivamente è impossibile, sarà il corso di formazione che dura circa 7 mesi. Ovviamente ragazzi, ci tengo a sottolineare che il prezzo, che apparentemente può sembrare alto, è così perché comprende le trasferte al Mugello, a Misano, con tutto pagato, quindi alloggio, cibo, tutto incluso, altrimenti ovviamente il costo sarebbe estremamente inferiore. Io spero appunto di avervi trasmesso almeno un pochino quali sono le nozioni di base di questo corso di formazione. Vi lascio qui sotto in descrizione tutti i contatti di Opificio delle Abilità, che non fa solo corsi per meccanico da pista. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto se magari qualcuno di voi riesce ad accedere a questo corso, perché ha posti limitati, non ha numero aperto. Noi ci vediamo al prossimo video e io cercherò di infilarmi in qualche modo durante lo svolgimento di questo corso per apprendere qualche nozione, perché vivendo un pochino il box in maniera diversa ho capito che effettivamente io sono ignorante, ma sarebbe tanto bello avere effettivamente un pochino di informazioni in più.